Dopo la transazione, questa è la cosa che interessa, Microsoft potrebbe avere degli incentivi differenti. PlayStation è il rivale più prossimo di Microsoft, e Microsoft non avrebbe nessun incentivo a fare uso di feature avanzate di PlayStation che non si trovano in Xbox. Allora, scusate un attimo, qualcuno mi spieghi quali sono queste feature avanzate di PlayStation che non si trovano in Xbox? La missione fatta apposta che costa milioni di dollari a produrre per PlayStation VR che hanno comprato in 2 milioni di persone, quanto? 20? Quanti? Cosa? Quale sarebbe? Il controller? E perché non se lo ficcano lì da dove viene? Non se lo caga nessuno, lo disattivano tutti, il controller aptico. Che devi fare con Call of Duty? L'arma che si inceppa. Devo spendere seriamente 20-30 milioni di dollari per farti l'arma che si inceppa? Davvero? Cioè, tu hai un'idea stupida, tu hai un'idea cogliona, e io devo pagare per questo? Che poi tu non è che mi dai 20 milioni per farti la cosa, perché se tu mi dai 20 milioni per farti il grilletto che si inceppa, a me che me frega, te lo faccio, stai pagando tu. Tu pretendi che io lo faccia a spese mie solo perché tu c'hai la bella faccia e sei la console leader del mercato e puoi fare il prezzo che vuoi tu, e mi dai magari il 3% in più sulla tua share del 30, però non sulle microtransazioni, solo sulla vendita del gioco. Perché devo? Il problema di Sony, ragazzi, non reggo neanche l'altra metà di questa parte del tweet, l'altra sì, è che, santo Dio, per fare queste concessioni che Microsoft sapeva già di dover fare agli enti antitrust mondiali fomentati da PlayStation, ha promesso parità. Anzi, parità è una parola che noi ci piace di dirla in pubblico, in live, così. Ma quando la mettete su un contratto, quando entra nell'ambito legale, ha tutta un'altra implicazione. E come vi ho già detto, parità significa che Microsoft, dai prodotti Activision, non può avere delle cose in più che gli altri non hanno, ma anche viceversa. Io rinuncio ad avere la cazzo e la missione esclusiva di Call of Duty, ma ci rinunciano tutti. E tutti al momento è prevalentemente PlayStation. Ed è quello il cruccio. Che poi quella missione esclusiva, la missione era già fatta, non veniva pagata da Sony. Questo concetto lo dovete tenere sempre a mente. Sony tirava fuori 4 spicci per bloccare le cose agli altri, cose che già c'erano. Non ha mai detto: qua sta un assegno di 40 milioni di dollari, sviluppa una cosa solo per me. Mai. La posizione di dominanza sul mercato per i numeri di pezzi di plastica venduti agli idioti che non ci giocavano faceva sì che potesse andare ad Activision a dire: tu questa cosa me la devi fare, che io sono la console più venduta, quante copie ti faccio vendere? E vabbè, però così con la... fa una cosa, non darmi il 30% sullo store, dammi il 27%, 26%, non di più. E ma poi, vabbè, dai, un paio di giri di pubblicità te li pago io perché ti voglio bene, in realtà conveniva a lei, perché COD faceva vendere le console, certo. Non viceversa. E ancora oggi è così. Ricordate, COD fa vendere le PlayStation 5, non viceversa. Era Activision che doveva chiedere i soldi a Sony. E adesso lo farà. Siamo out of stock di COD. Adesso lo farà, ragazzi. Perché dietro a tanti di quei soldi che ma io c'ho la posizione dominante, sapete come risponde Microsoft? Così.